Chi sei? Come chi sono? Sono Mina. Mina? Eh beh, sì. Bella! Oh! Bella! Senta, e non mai provato il desiderio di leggere qualche cosa? Oh sì, io ho perennemente il desiderio di leggere, ma non ho il tempo, non ho un minuto. Poi sì. Cominciare a leggere un libro è una cosa impegnativa e non posso smettere dopo 2 minuti e ricominciare da capo. Cubetti di ghiaccio, piano, Natatoa Watashi, che colpo di luna! Che maniera stai comportando? Non ti compro più la motocicletta. Piacere, signorina. Io sono il suo ammiratore. Grazie. Il cielo in una stanza. Va bene. Grazie. Grazie, grazie, grazie tante, tante, tante di essere venuta. Sei stata molto carina. Grazie a te, Mina, di aver cantato la canzone del nostro film. Ti ringrazio anche a nome di Vittorio. Sei molto gentile, anzi, a proposito del tuo film, voglio augurarti tanta fortuna perché veramente l'ho visto. È un film veramente stupendo. E poi, guarda, se un uomo... Ti faccio una confidenza personalistica adesso. Se è possibile che un uomo ormai... alla mia età faccio ancora dei sogni, ebbene io qualche volta mi sogno di svegliarmi la mattina e di cantare con questa tua splendida voce. Saresti proprio carino con la mia voce e la tua faccia, però comunque ti ringrazio, sei molto gentile e so che sei un amico. Per esempio, se io ti dico il trombone, tu cosa pensi? Trombone, un uomo un po' grasso, molto serio, molto posato, di mezza età. Senti, Mina, se una ragazza in questo momento ti chiedesse qual è il segreto del tuo successo, tu cosa risponderesti? Risponderei che non lo so. Ah. Vabbè, ma se quella insistesse, se mettesse in ginocchio, no, dimmelo, dimmelo, voglio sapere tutta la manfrina lì. Beh, se proprio insistesse, mi metterei a cantare. Scusi, Mina, ma mi pare che sia la prima volta che lei fa del cinema, vero no, e proprio? No, ho fatto 13 film. 13 film? E quando? Beh, molto tempo fa e non mi ricordo neanche più i titoli di questi film. Li ha fatti naturalmente come la cantante Mina. Sì, come la cantante Mina. Che differenza c'è tra Gigliola Cinquetti e Ella Fitzgerald? Non lo so, io Gigliola non sono in grado. Hai passato 10 anni nel mondo della canzone senza imparare io queste non so cose. Come va a finire questa cosa, ecco, questa cosa qui. È detto forse Mina, probabilmente se riusciamo a metterci d'accordo per le date sarà una... delle protagoniste del film, quindi avrai occasione di conoscerle, quel giorno le farai una bella serenatina. Allora è vero questo fatto di Mina, è vero? Sì, io ho molta ammirazione e molto stima per Mina e spero che anche nel film precedente, Il viaggio di Marston, Mina doveva fare una parte. E anche qui è difficile incontrarci, capito? Siamo riusciti a... Sta lì, ha delle vittorie, sta lì. Sì, sì, sì. Mina, ti faccio tanti saluti, spero che riusciamo a parlare almeno una volta per telefono, Sì, vorrei sapere questo dalla signora Mina, cioè se è vero, come dicono i giornali, che ogni volta che si innamora dimagrisce di 9 kg. Daniela! magari fosse vero, avrei risolto il problema della linea senza dover digiunare, mangiando tranquillamente e molto anche. No? Chi sei? Sono Mina. Ah, sempre Mina.